Buon salve a tutti quanti ragazzi, io sono Duotop Channel, questo è un rimasuglio della mia calza della Befana e continuiamo a guardare gli spoiler di Rivale di Ixalan. Allora, ieri abbiamo parlato di dinosauri, oggi cambiamo completamente argomento e guardiamo il grifone splendente. Per quanto al contrario del limite di Amonkhet, i volanti siano meno performanti. Ma non era Monkhet, era Kaladesh. In Kaladesh, se avevi i volanti, avevi vinto. A Monkhet non ricordo. Comunque, per quanto in questo limited i volanti siano meno performanti perché ci sono i dinosauri che sono grandi, grossi e cattivi, questo, signori, questo è un signor volante. 2-2 volante a costo 3 che scende presto e inizia a fare qualche danno con il bonus dell'ascesa. Se abbiamo la benedizione della città, ogni volta che attacca, questo grifone si mette un segnalino più uno sopra, diventando ogni attacco più grande. Questo cosa mi fa pensare? Due tipi di utilizzo. Giocato al terzo turno, quando inizia a picchiare e a fare race di 2-2, 2-2 volanti, ci stanno, oppure giocato in un secondo momento, mantenuto dal terzo turno, insomma dipende come sta andando la partita, con l'ascesa. 2-2 che diventa 3-3, 3-3 che diventa 4-4, 4-4 che diventa 5-5 e se stiamo attaccando ancora, non stiamo attaccando bene perché in teoria la partita è finita. Ottimo sia per il early game che per il late game, mid game, insomma così. Un'altra carta di cui voglio sprecare qualche parola è l'imboscata di razziatori. Ricordatevi quando guardando lo spoiler dell'erario dicendo ci sono un sacco di carte che funzionano se e solo se muoiono e non se lasciano il terreno in qualsiasi altro modo. Ecco, questo, almeno nel limited e boh, voglio sperare anche nel costruito, questo è un modo per inibire l'effetto di morte di queste carte. Ne dico una a caso. Elenda, la rosa del Vespro, che farà mille mila pedini pari alla sua forza quando muore. La bersagliamo con questa. Non muore, va esiliata, niente pedine. Tutte le altre carte, molte sono vampiri che triggerano quando la creatura muore, che ci dà pedine, punti vita, segnalini, bla bla bla. Non triggera, perché la rimuoviamo. Costo 3 è un po' tanto e avere la limitazione della forza pari o inferiore a 3. Anche questa è una limitazione in più, però oh, è una carta nera. È già tanto che l'abbiano fatta e quindi ringraziamo. Ringraziamo, mangiamo un lecca lecca e commentiamo e condividiamo un po' il video. Ci vediamo domani.